Hey boys! Hey boy! Ole! Ciao cari mastica brodini, questo è Electric. Oggi facciamo un altro fake mom. Quindi semplicemente iniziamo perché le mie intro stanno prendendo sinceramente un po' troppo spazio in questi video. Ciao zuzzoni, questo è Electric. Già l'ho detto, vero? Nell'intro, in quella in cui faccio il co... letteralmente. Come vedete, oggi facciamo Fakemon e lì fa Electric. Stellina, che indica che dovete, mostrare un po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su o io piango. E voi non volete farmi piangere, ovviamente. Oggi, più che Fakemon, io direi che possiamo fare un video su 10 cose che non sai di me. Ugaz! Ugaz! Show me how it ends, it's alright. Show me how defenseless you really are. Qui abbiamo un Animal Generator, che ci mostrerà 6 animali. Io ne sceglierò uno, quello che mi ispira di più. Forse anche solo 3, dai. Facciamo 3 animali. No, 6 è meglio, così almeno un po' più di scelta, sai com'è. E poi abbiamo anche un Pokémon Type Generator. E qui tu metti il tuo nome, esce un tipo, e sceglierò un nome vostro, ok? Dei vostri commenti. Però guardate la cosa simpatica, se io scrivo Electric Peo Generate My Type Electric! It's electric! It's electric! Yeah! Tu pensa che roba, pensa alle coincidenze, attenzione! E se metto il mio nome vero, quindi Felipe, cosa esce fuori? Sì, mi chiamo Felipe, per chi non lo sapesse. Generate my type, electric! It's electric! Di nuovo electric, ma tu pensa alle coincidenze, porca zozza! Cosa succede se metto Sabrina? Ah, Sabrina è di tipo acqua! Tu pensa che roba! Proviamo Sasha, tipo psichico, pensa! Sasha è tipo psichico. Stefano, generiamo acciaio. Stefano tipo acciaio, attenzione. Adesso facciamo un video semplicemente su che tipo di Pokémon sono i mates. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo quindi a vedere nell'ultimo video i vostri commenti. Grande Peo, anche i tuoi iscritti ti adorano. Speriamo resterai sempre così e che non cambierai mai. Ti auguriamo di arrivare a 1.000.000 il più presto possibile. Auguri, grazie Ben 77, mi commuovi, ti lascio un cuoricino. Ma prenderò il tuo nome, perché sì. Ma chi è questa? Chi è questa che mi lascia i commenti qui e si becca 67 mi piace gratis? Io guarda, sta gente sconosciuta. Quindi, Benz 77, cosa mi uscirà? Quello sarà il nostro tipo? Normale! Oh, cazzo che faccio Pokémon normale! Benz, mi dispiace, ma sei normale. Raze Official Tube. È un po' lungo, proviamo solo con Raze. Te, guarda, lo sapevo che mi usciva normale. Vediamo Raze. Normale! Cristo santo, ma che diavolo! Ma siete tutte gente troppo normale. Eric Palumbo. Proviamo proprio tutto Eric Palumbo. Eric Palumbo. Generate my type electric. È destino. È destino, ci tocca fare elettrico. Tu pensa. Andiamo con l'elettrico, basta cercare altri tipi. Quindi Eric Palumbo, grazie di aver partecipato. Adesso generiamo qui gli animali. Ok, abbiamo un Wolverine. Abbiamo un pesce. Moose, kitten, wombat, marten. Che cazzo ne so che animali sono questi, oh. Il Wolverine un po' mi ispira, ma anche il micetto. Il micetto è sempre caruccetto. Il micetto è sempre piaciuto. Anche se ti ha fatto cornuto. Piaciuta questa rima? A me questo cappello causa un caldo estenuante qui dentro. Lo cambierò con quello di Trafalgar Law. Molto meglio. Bene, io direi che si può andare con il Marten. Il Marten ci ispira. Giuro che questa scelta non è stata influenzata da nessuno. Non so cosa sia il Marten, quindi cerchiamolo. Marten è una città di 3.900 abitanti, ok. Sarebbe la Faina. Guarda quanti pucci, quanti cuccioli Marten. Ciao piccolino, come stai? Oh, tu sei tutta bianca, quindi sei carina, è tutta bianca. Ops, questa è morta. Cristo.
Prendiamo le più pucce, Cristo. Le più pucce. Puccia numero 1, vai qua. Puccia numero 2, vai qua. Grazie. Guarda questa quanto è bella col pelo arancione. Guarda, sei puccia. Copia. Eccone un'altra piccolina. Ciao, ciao piccolina, come stai? Stai bene? Sì, stai bene. Oh, piccola, piccola. Sto diventando un po' troppo dolce e carino. Non mi guardate, faine. State lontani da me. Non voglio diventare carino e puccioso per colpa vostra. Quindi adesso vi farò super aggressive. Quindi abbiamo la faina, la Marten, da fare di tipo elettrico. Chiaro, ragazzi? È tutto chiaro? E vorrei che il design di questo Pokémon sia molto sullo stile classico dei Pokémon. Quindi ho qui vicino a me un sacco di immagini di Pokémon, un po' per cercare di riprendere lo stile. Mettiamo il guanto del potere e direi che si può iniziare, se no si fa un po' troppo tardi, no? Che dite? Innanzitutto io inizierei dalla testolina, no? Vedete che ha queste orecchie molto carine, la Marten. Ovviamente poi adesso parto semplicemente dal corpo di questa Marten, di questa faina, e poi decido come procedere. Guarda, guarda che zampette pelose che ha qui. Guarda quanto sono carine queste zampette. Io le voglio in quel modo. Però ricordiamoci sempre che deve essere elettrico, e questo non ce lo scordiamo perché show me how it ends. It's alright. Non riesco a vedere la coda della mia faina. Innanzitutto c'è da pensare, ma questa è una prima evoluzione e è un Pokémon con un solo stadio? Non lo sappiamo. Questo lo deciderete voi se volete svilupparlo di più. Io adesso lo lavorerò come se fosse del primo stadio. Quindi caruccetto e simpatico. Ricordiamoci che deve essere elettrico e basta, fondamentalmente. Non so perché voglio aggiungere un corno qua, perché mi dà l'idea che lì, che questo possa essere un attaccante fisico elettrico, molto simile a Luxray o quelli che attaccano appunto con attacchi come scintilla, nel senso fisici o sprizza lampo, non speciale. Non a caso anche la coda, che stavo pensando, non so perché, a Jiraiya, quando fa diventare i suoi capelli delle spine, essendo un attaccante fisico magari lui arriccia questi peli e può fare attacchi come si chiama, lo scudo di spine, tipo di Chespin e di altri, che se tu attacchi in quel momento abbuschi, no? Queste unghie sono secondo me troppo complesse per il design tipico dei Pokémon, che in genere mirano a semplificare i disegni. Non so perché, forse stavo pensando ad Ampharos qui per queste righe intorno, forse a Elekid, Electabuzz, non lo so cosa stavo pensando, ok? Non vorrei renderlo troppo complesso proprio perché il design dei Pokémon è sempre molto semplificato, come abbiamo detto fino adesso. Quindi penso che la parte più interessante potrebbe avvenire con il colore, questo non lo sappiamo. Magari la sua evoluzione potrebbe essere sicuramente molto più complessa, ma la farò solo se a voi è piaciuto abbastanza questo punto iniziale di Pokémon elettrico per andare avanti. Ovviamente dobbiamo poi anche decidere un nome. Quindi io direi che possiamo passare tranquillamente all'inchiostrazione, no? Voi che dite? Pam! Tutto bello azzurrino. E qui possiamo iniziare, signori. Come ho detto, lo farei più complicato perché poi io non riesco a fermarmi, ma ho deciso proprio categoricamente di fermarmi qui. E adesso per voi ci sarà una simpatica musichetta, come al solito, che accompagna inchiostrazione e cazzi e mazzi. Giusto? Questo video verrà breve, secondo me. Bene, zozzoni, questa è l'inchiostrazione. A me sembra che proprio deliziosa, no? Voi che dite? E non so se aggiungere qualcos'altro, non vorrei esagerare proprio per il discorso che facevamo prima. Deve essere semplice. E quindi ho deciso, già ve l'ho detto anche prima, mi sa, che voi mi direte se andare avanti con un'altra evoluzione o meno. Ma adesso partiamo subito con la colorazione, non perdiamo altro tempo. 3, 2, 1, pip!
why can we not sober? Comunque, bentornati, zozzoni, putridi spettatori. Abbiamo finito, questi sono i colori. Ho deciso nel frattempo di fare versione femmina, versione maschio, come in molti casi, ultimamente soprattutto dopo XY, avviene che c'è la versione maschio femmina. Non so perché mi richiama più un Pokémon ghiaccio che elettrico, ma sappiate che è elettrico, punto. E prima che io lo pubblichi su Instagram o su Telegram, scaricabile per voi, link in descrizione, mi raccomando, volevo chiedere a voi il nome di questa creatura. Vi ricordo che è una faina, ma faina in italiano fa un po' cagare la minchia, lo sapete, quindi Mortem in inglese. È elettrico, è pucciosa, è adorabile, quindi sotto nei commenti voglio le vostre proposte, soprattutto se andare avanti con un'evoluzione ipotetica di questo Pokémon o se iniziare proprio un fake Dex o dopo, cioè insomma, allora facciamo l'evoluzione di questo se volete, se non lasciamo così, poi iniziamo un fake Dex dal primo Pokémon erba, poi acqua, poi fuoco e cazzi e mazzi e vediamo se piace o se non piace. Se vi è piaciuto questo video vi ricordo di dimostrare il vostro amore cliccando il pulsotto qui sotto a forma di pollice in su, ma soprattutto non ricordatevi, questo era Electric. Ciao.